Ragazzi, io mi chiamo Marco e sono il ragazzo più povero della scuola e tutti mi prendono in giro. Infatti non è che ho tanti soldi, ma non vuol dire che mi devono prendere in giro. Adesso devo andare a scuola, ma è l'unico problema che non ho un giubbotto e fa freddo e poi il bullo mi prende in giro. Spero di non incontrarli in strada. Adesso vado a scuola. Ah, ma ci sono solo io? No. Vediamo cosa ho oggi come merenda. Ma non ce ne ho neanche! Tanto non ce ne sono, posso sbattere anche le cose. Cioè, adesso vado a prendere la matita. Vediamo un po'. Vediamo un po' cosa. Stanno arrivando tutti e quindi immagino che. Finalmente sono arrivato con la mia Ferrari. Ecco qua. Di chi sono questi belli occhiali? Sono miei. Sì, sì. Sono certo. Ricco. Ricco nei tuoi sogni. Che lo sai che hai imparato a parlare a 5 anni? Sì, ero povera, non hanno voluto. Non hanno... Quando è che arriva la prof? È già arrivata. Di dove? Come prof? Per prendere 10 devo darti il doppio della quota di 1000 euro. In che senso? Ah, ok. Guarda cosa mi hanno regalato. Ok. Te lo pago. Vediamo. Ma non stavo corrompendo il preside, no, stai tranquillo. Allora, guarda cosa mi hanno regalato e tu non ce l'hai. Cosa c'è oggi? C'era? Italiano. Italiano, ok. Guarda cosa mi hanno regalato. Guarda. No, il mio cusciverba. Regalo, vieni, brutto sciuma. Aia! Non ce la fai proprio. Vai via, che stai rovinando la mia merenda. La prof Parcione se non la vuoi. Guarda cosa mi hanno regalato. Sì, capito, mi hai ucciso. Guarda. Ma che schifo, ma quanti soldi è? Costa un euro quello schifezzolo. Allora prendiamo questo. Ovviamente il mio bellissimo, molto bello. Prendi tu. Io invece sono due foglie in croce oggi. E una matita nemmeno. Allora prendiamo la prima pagina. Professoressa, cosa do? C'erano dei compiti? Ma va bene se ti do 50 euro? Oggi che Pinocchio? Mi hanno finito anche il tè, mi hanno rubato. Comunque... Ah, ok! Va bene. 100 euro, va bene, tieni. Allora, bisognava fare la verifica. Guarda, tu che penna hai? Guarda la mia per oggi. Guarda bella. Invece guarda 500 euro. Allora, vediamo un po'. Verifica di italiano. Ma c'era la verifica? Tu fai finta che la sappia. Veramente. Io la so. C'era? Se ti do 100 euro mi fanno rubare. Mai. Ah, sì. Mi ero scordato che ero povera. Sì. Ecco qua. Ma... Era il primo. Ragazzi, ma non copiate. Mi raccomando, non copiate! Ok, prof, va bene, non copiamo. No. Così copi. Ragazzi, non copiate! Ok, prof, tieni. Ok, è andato un attimo. Cosa? È andato un attimo via la prof. Ah, bene. Adesso tu ti do i soldi, mi dai della tutti 100 euro. Dammeli. Grazie. Adesso è della merenda. Ah, ciao, prof. Possiamo finalmente fare merenda. Finalmente. Sì, sì. Allora, questa è la mia merenda. Guarda quanta merenda hai. Ma come?
voglio. Cominciamo, cosa mi mangio? Cosa mi io dico di mangiare questa. Al povero. Ah, poi ovviamente c'ho i pochi perché sono ricco. Oddio mio, ecco qua, 100.000 gix. Passa una. Ovvio che poi, ovvio. Dove ho anche denaro. Però l'ho già finita, avevo tanta fame. Questa non la voglio più. Lo voglio io, però. Sei pazzo! Posso vedere il tuo cellulare? No! Quello dove faccio le cose popolari. Oh! Come funziona? Non l'ho mai vista, è la mia prima volta! No, guarda, no, me lo lasciami, lasciami! Oh! Oh! Finalmente mi sei fatto male. Aia! Lo dico alla prof. Professoressa, mi sta dando fastidio! Ti do 1.000 euro se gli metti la nota! Disciplinare lo bocci! Allora, sul bocciare non lo bocciamo, però una nota bella disciplinare. Ah, godo, godo, godo! Una nota anche tu, finiscila. No, 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 ti pago 1.000 euro. Oh, che tristezza. Io dico che le carte Pokémon e il cellulare merenda vietata. E la Pepsi non si può portare. Professoressa, se ti pago 10.000 euro posso... Ah, grazie, grazie, grazie. Grazie per i 10 oggi. Ok. Ma quando si fa sto compito? Ok, perfetto. E tu sei arrivata anche in ritardo. Perché sei arrivata in ritardo? Perché stavo facendo il mio spot fotografico. Perché posso provarla? No! Questa è quella che uso per dormire. Ma dimmi se questi qua... Ma mi metto a dormire all'intervallo, tanto vuoi che mi faccia la prof. Voglio provarla anch'io. E sveglio. Quindi non dormo neanche così. È un gran bugiardo. Pensavate. Comunque adesso tocca adesso. Cosa mangio io? È finito l'intervallo. Come? È finito. Oh no, è finito l'intervallo. Che scatole. Vabbè, tanto io so tutto della verifica. Io sì, nei tuoi sogni copierai sicuramente da me. Non spostiamoci copierai. Nell'altra